Ma i toni sono quelli, diciamo, che prediligo sia anche per le spettature, cioè mi piacciono i film, mi piacciono i film drammatici che hanno uno sguardo umoristico, e mi piacciono i film divertenti che hanno uno sottofondo drammatico. Le due cose separate non mi... L'una, cioè il dramma, solo dramma, mi accascia un po', e la commedia solo da ridere non mi diverte. E quindi, insomma, cerco sempre di mettere insieme tutte quelle cose con componenti a volte più con una prevalenza, magari di leggerezza in alcuni casi, in altri casi magari con una prevalenza invece di dramma. E quindi, insomma, questa è un po' la ricetta che mi piace. Mi piace cucinare. L'argomento specifico di questo film è in parte, diciamo, una sorta di rivisitazione romanzesca della mia vita, diciamo, della mia esperienza di padre e di marito. Ovviamente la mia famiglia non è così, però è in qualche modo simile come contesto sociale, come caratteri dei componenti. A un certo punto nella mia vita ho avuto la sensazione che quell'armonia perfetta che c'è stata nella mia famiglia quando i miei figli erano piccoli si fosse disgregata, e io in particolare non sapevo più bene come mettere, insomma, le modalità con cui mi relazionavo a mia moglie e i miei figli erano improvvisamente prive di significato, insomma, quella di dire studia, vai a letto, fai i compiti, non aveva più molto senso perché avevo dei figli grandi con una loro personalità, con dei loro desideri, e ho capito così, lo dico, lo penso mentre ne parlo, insomma, che la famiglia era un luogo di grande affetto, di grande conforto personale, dove trovare appunto appoggio, ma è anche un luogo di grande frustrazione della libertà individuale in alcuni casi, perché essendo una piccola democrazia si costringe un pochettino al compromesso, che è necessario alla convivenza. Quindi, insomma, sono partito da questo, da questa mia personale sensazione, e poi anche dall'osservazione di molte famiglie e di amici separati, dove mi chiedevo, vedendo insieme in alcune circostanze i genitori separati e con i loro figli, vedendo tra loro un tesoro di complicità, insomma, di vissuto comune, perché si fossero separati? Ma perché questi si sono lasciati? Perché poi magari avevano dato luogo ad altre esperienze sentimentali, ma alimentare, no? Quindi anche una sensazione che a volte si buttino via i rapporti sentimentali, come si fa con gli elettrodomestici appena si guastano, no? Cioè ci sia una sorta di consumismo dei sentimenti, per cui vabbè, il rapporto non funziona più perché compro un altro. Senza pazienza. Esatto, senza pazienza di lavorarci dentro, o comunque di sopportare anche a volte le difficoltà che sono inevitabili.